Wretched outsider. Trying to fool me to open this door. Heaven's depths of depravity. Ragazzi, avete visto l'intro? Siamo usciti da quelle fogne, finalmente. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Lei è Fenrir. Oh. E, parliamoci chiaro, fortunatamente non era necessario documentare quell'uscita. Siamo stati anche abbastanza fortunati, il che implica, appunto, quanto con facilità, con un minimo di assenza di distrazione, abbiamo trovato una strada secondaria, una scala, che ci ha portato in un piccolo antro di terreno inferiore alla strada principale di Yharnam, che quindi ci ha condotto davanti al cancello. Dall'altra parte, tipico dei Souls, tipico anche di tanti shortcut in tanti videogiochi, no? L'aprire la porta dall'altra parte. Mi ricordo ancora le mappe di Silent Hill, che erano qualcosa di costantemente con su una X sopra, oppure una freccia che invertiva. Quella è stata una delle meccaniche più belle che abbia mai visto per gestire i landmark di una mappa. Ma come eravamo rimasti, e finalmente potremo proseguire, nell'episodio precedente, riguardo l'aver discusso e scoperto di un frammento di lore molto emozionante, molto importante riguardo Gascoigne, no? Ossia, questo dialogo, che non so come verrà affrontato nel nostro gioco perché abbiamo già affrontato e ucciso il boss, quindi ok, ripetizione a parte, dovrebbe essere in qualche modo diverso, non dico il dialogo, ma forse potremo attivare immediatamente una quest, autocompierla? Perché ricordate la gemma di Viola? No? C'è una bambina da questa finestra, ce l'hanno raccontato, l'abbiamo anche visto, ma non abbiamo visto il dialogo. Questa bambina cercava, non so se la mamma o il papà. Il papà era Gascoigne, perché era un cacciatore, e lei ci donerà un carillon, che se suonato durante la boss fight l'avrebbe stordito. Un oggetto unico che tra l'altro abbiamo visto avere un'animazione unica di apertura e accensione, qualcosa di un dettaglio incredibilmente minuzioso, veramente sottile, è qualcosa, sembra di vedere veramente gli schizzi di un pittore, no? Perché sono cose piccole, speriamo che ce ne siano tante, perché fanno la differenza per un appassionato, la fanno veramente tanto. Però noi non sappiamo nulla, a parte il fatto del cavolo, la bambina è la figlia del boss che probabilmente ha ucciso o ha perso il senno dopo aver visto morta la moglie che lo cercava. Chissà, non sappiamo altro, ma già così è un connecting the dots che mi è piaciuto tantissimo. Interessanti le catene. Già. Questa città è stata completamente sigillata, anche in maniera goffa, ma piuttosto inquietante. Who are you? I don't know your voice, but I know that smell. Are you a hunter? I'm ready to go look for my mum. Daddy never came back from the hunt, and she went to find him, but now she's gone too. I'm all alone and scared. Oh. Ah. Sorge sempre spontaneo in una blind run, non riusciremo mai a scoprirlo, salvo incontrare qualcuno che ci dà molto fastidio. Se rifiutare rimuove la chance di fare la quest. Però in realtà noi abbiamo già trovato la madre della bambina. In questo caso, vediamo se appare il messaggio già trovata, come abbiamo fatto con quella signora anziana. Oh, thank you. My mom wears a red-jeweled brooch. It's so big and beautiful. You won't miss it. Oh, I mustn't forget. If you find my mom, give her this music box. Lo possiamo usare comunque. Sì, forse sì. Ma balbettava. It plays one of Daddy's favorite songs. And when Daddy forgets us, we play it for him so he remembers. Mom's so silly running off without it. Quando papà si dimentica di noi, cioè, vuol dire che anche se e quando tornava a casa, magari la testa già tanto bene non stava. Oh. Oh. Sì. Yeah! L'ho detto, l'avevamo detto che
Probabilmente non romperla avrebbe portato a qualcosa. Viola era un nome proprio. Miss Santa, was it really her? Mommy? Mommy? Leave me alone. Prima di continuare a parlare, voi me l'avete fatto notare nei commenti, no? I più minuziosi che sono venuti proprio a cercarmi per farmelo notare. Io adesso sto equalizzando l'audio con un po' più di post-produzione, episodio dopo episodio. Ma esiste il modo di poter aumentare? Oh, proviamo, almeno anche per noi, perché anche in cuffia, Sì. Sono sussurri, che è molto realistico, no? Però, se giochi da solo, a casa, al buio, che deve essere una cosa stupenda, ok, noi lo avremmo fatto, ma altrimenti non ci avreste visto. Però, davvero, per i video è bene che il volume sia il più pompato possibile. Praticamente, questa è la classica cosa che, salvo avere ripercussioni future, è un favore o una cattiveria non voluta che nessun giocatore farà mai, no? Bisogna essere... il giocatore deve essere efficiente. La cosa deve essere efficiente. Non si spreca un tool di crafting per far piangere una bambina. Quindi... E abbiamo aperto lo shortcut. Carillon, descrizione. Appunto, me ne stavo completamente dimenticando. Allora... Ci sono un sacco di passi e... ruggiti, grugniti, eccetera. Allora, piccolo Carillon, ricevuto da una giovane di Yharnam. Oh, la musica è bellissima. C'è pure la... probabilmente la dedica, infatti. Oh, all'interno del coperchio c'è un foglietto di carta. Forse un vecchio messaggio. Ah. Lo sbattono in faccia, così. È giusto. Però questo se è... non leggi la descrizione non lo sai. Se non leggi la descrizione non lo sai. E ti toglie proprio i dubbi. Questo non è... ricordatevi, questo mi ricorda tanto Dark Souls. Anzi, Dark Souls in certe cose era ancora più sottile. Però ti guidava, no? Questo non è tenere per mano il giocatore, è aiutarlo ad avere un premio anche di narrazione quando va a cercare. Veramente bello. Tanto che io stavo pensando, a proposito di cose belle e di esplorazione, di cominciare a utilizzare questi punti intuizione, perché se li accumuliamo magari succede qualcosa. Morendo li perdiamo? Non ci ho fatto realmente caso. No. Non credo, perché ne avremo molti meno di 9. Quindi usalo per ottenere punti intuizione. E a questo punto sono curioso anche di sapere come può funzionare. L'animazione potrebbe avere un significato importante, però prima è utilizzabile anche fuori dal boss. Proprio te la fa sentire un istante soltanto, eh. Ah, sì, è un trum trum trum. Riprova. Ma è sempre uguale? Credo di sì. No. Non è sempre uguale. Ci sono... non credo, sono la due. Nota cambia. Sì, sono due. Sono due. Ma dai. Ma dai. Si sentono delle voci. Ok. Sembra quasi di sentire Hunter, ma chissà. Ho voluto utilizzarle in maniera così impegnata perché la mia speranza, un po' esagerata, era... ah, vediamo un po'. Ma questi oggetti sono gli stessi, no? Sono quelli... del cacciatore ardito, perfetto, non ce ne sono due tipi diversi, perché nello scorso episodio ho titubato quando l'ho ricevuto perché pensavo, ma erano arditi anche gli altri? Perfetto. Bello. Perché speravo in una mia fantasia abbastanza perversa di veder cambiare il colore del cielo o qualcosa del genere, non è successo. No, messo probabilmente è una cosa che succede comunque dopo un caricamento. Molto probabile. Istantaneamente. Però intanto li abbiamo consumati.
Il prossimo teschio del folle lo voglio tenere, perché non sia mai che ci sia qualche scambio da poter fare. No, quello è Lost of the Fallen, è un altro gioco. Oppure Monster Hunter, perché c'è l'Eggie Welder che ti mette, gli ti scambia alcuni materiali nelle mappe. Oh! Carezze, perché qui è... Credo che migliorerà, perché già la patch iniziale ha spostato da 1 minuto a 40 secondi, 30. Stanno già lavorando alla prossima. Secondo me, se Bloodborne risolve il problema dei caricamenti, è un grande negativo da togliere, perché non è sottile come problema. Oh, questo è un problema di Bloodborne. Adesso bisogna vedere quanto e come. È anche molto colpa dei caricamenti, ma può spostarsi da un'area all'altra. Doverlo fare necessariamente tornando alla hub centrale, sorbendosi tutta questa durata di caricamenti che potremmo tagliare in futuro, se non c'è niente da dire, taglieremo, ma per ora no? Stiamo anche criticando questa cosa. Torni. Adesso è stato anche abbastanza breve. Sì. Adesso è stato decisamente breve. Decisamente, con 15 secondi forse. Poi torni e Magari ti ti fa un sposti. Sì. livello. Voglio non solo parlare con lei. Ma comprare altre armi inutili. A proposito, dobbiamo fare 16 forza. Wilk, what is it? Allora, non saranno mai inutili, Very noi le well. proveremo Let me. tutte. Sì, possiamo fare un level up. Tra Spero di l'altro, che mi fa ossigeno. ricordare il dettaglio che ci hanno fatto notare. Ossia, sì, lo spreco d'ossigeno ci ha fatto scoprire una meccanica, no? Non c'è sinergia fra le caratteristiche, forse. Ricordiamocelo, no? In Dark Souls 2 la fede aumentava veleno, no, aumentava il sanguinamento, la destrezza anche il veleno, no? Qui non sembra esserci un effetto a catena, però dopo il livello 10 aumenta la difesa fisica, il che è interessante. È molto utile. Quindi proseguiamo con la forza per ora. Così abbiamo anche... Ah, ok. Abbiamo anche Farewell, may you find your... meno problematiche di paura di morire. Vediamo un po' quante... Non ne vale la pena. È una soltanto, magari potrebbe essere utile per altro. Vediamo se ci dice qualcosa di Welcome, speciale. what is it? Over time, come the graves here, it all seems so long Ah, ago ok, now. no, è nuovo. Mi sembrava lo stesso dialogo. Cioè, delle tombe non aveva parlato. Over time, the graves Sì. here, it Sì, all che le tombe sono la seems loro so. memoria. Sì. Ok. Farewell, Non ha molti may you. dialoghi. Forse. Yusefka? Voglio parlare con lei, infatti. Stavo Ok. dicendo proprio questo, che mi interessa tornare da lei e poi vediamo cosa ci aspetta oltre quell'enigma pazzesco della follia. Allora, il fatto che tu puoi usare solo una tomba e non le altre, perché? Mi sto flashando cose, no? Tipo, quella è tua, Ah, no? sì, infatti, tipo quella è la tua e poi... Magari è già successo. Magari sei già Stai morto. rivivendo. Ciclo. Tutte, No, di oh, nuovo! tutte le discussioni che facevamo su Lordran e anche Dranglake, che potesse essere un al di là, no? Allora, Yosefka, sei tu? Se tu sai che ci sono inciuci qui, come mai fai così la gnorri? Che poi... No. Oh, well, hello. Splendid. Let me ask you a small kindness. You're soon off to hunt, I presume? Then, if you find any survivors, tell them to seek Yusefka's clinic. Upon my No! Hippocratic oath, if they are yet human, I will look after them. Perhaps even cure them. This sickness, these beasts, they are not to be feared. This time the night is long. I may be trapped here, but I should do something to help. I'll even offer a reward for your cooperation. Tempted? Well, off you go then. Puoi scegliere dove Sì. mandare le persone. Tempted? Sì, infatti non è proprio allora. Poi no, io pensavo, a parte quella cosa che era impazzita, che non so se si vedrà, eccola, nell'angolo.
Quale? Nora non più. Ogni tanto Ah! c'è una texture che ha Ok. una vera epilessia. Sì, è vero. Ecco, la No, ma in spostiamo. teoria se le armi si compenetrano con le porte, le cose, tu potresti colpirlo. No. No? Questo è un Credo che problemuro. sì. Che i danni si compenetrano, però non sono una meccanica di... No, ma non provare No, comunque, no. Credo perché che ci abbiano messo un muro invisibile. Però non... c'è, per esempio, la mercante non morta del borgo dei non morti di Dark Souls. Potevi colpirla dietro le sbarre. sì, Anche con appunto. un'arma che non avrebbe potuto superare le Sì, però sbarre. Non no, proviamo. cioè... E Questa cosa è pazzesca. lei Tra continua a l'altro... puzzarmi sempre di più. No, adesso molto di più. Cioè, Ma queste Esatto. bestie non vanno temute. Portami delle persone, le trasformerò in altre bestie. Oppure in altri cacciatori. No, è interessante. È un po' come dire... A questo punto mi sorge spontaneo il dubbio. A parte il fatto che vorrei quasi, ma non lo faremo in questo episodio, per appunto non gameplay nostro. Qui bisogna per forza proseguire perché non voglio ammorbarvi. Succede. Devo comunque avere un ritegno. Ma tornerei dalla bambina e proverei a vedere se possiamo mandarla lì. Anche solo insistere, no? Però sorge spontaneo il dubbio. Il sangue che ci viene iniettato cura e basta o può trasformare in bestie? Se è un po'. Molto simile a quello che succede che nei Grey Warden. Ah, si è spostata. Tra l'altro, fammi vedere. Non Wow. respira, giusto? No. O sì? No, sì. Strano. Si muove. Sembra un. Sembra un respiro, eh. Però forse non è suo. Questa cosa va sviscerata. Però non posso interagire con lei. Strano. Molto. Picchialo. No. No. Wow. Cathedral Ward. Ok. Potrebbe essere un sistema simile al rituale del Grey Warden. Ti mettiamo il sangue. O lo resisti e diventi cacciatore. E che comunque rischi di diventare belva da un Perché momento per esempio all'altro. quella persona con cui abbiamo parlato del lanciafiamme era stato curato, gli avevano dato più tempo perché si era irrobustito con il sangue, Sì. quindi magari il sangue ti rende più forte, però sei Però. a rischio di essere Sì, perché lui mi ha infettato, graziato, che cioè. potrebbe anche essere quello che succede nell'intro, in cui quella è la malattia, Sì. il lupo è la Il malattia, lupo è la malattia, e tu esatto. magari E resisti. poi però gli esserini sono una cosa separata. Sono una cosa separata. E adesso abbiamo effettivamente qualcosa di completamente nuovo da affrontare. Il che finalmente è qualcosa che aspettavo tanto, Però la tanto, cosa strana è che se comunque tu dici a un abitante di Yharnam che ha già il sangue di Yharnam, non lo puoi curare con il sangue, perché già ce l'ha. Però chissà però se il sangue di quello Yharnam malato non era di è. Yharnam, quindi forse gli abitanti non sono malati. Cioè si ammalano e basta, cioè non è dice un'altra malattia, vieni curato. Oh, the Hunter. Questa voce. Alive and well, are ya? This here is a safe place, but next time you're out on a hunt, remember what Tutti I've che asked. vogliono If you find any persone. sane Sì, survivors, don't però. seek shelter at Erden Chapel, because there's nothing to fear Abbiamo provato a guardarle dentro, giusto per Sì, no, curiosità. avevamo provato a cercare qualcosa qui, ma è comunque quasi priva di gambe. Possiamo vedere. Oh. Ok, andiamo. Questo è orribile. E questo è stupendo. Sì. Il punto è che nessuno dei posti sembra positivo. Perché Josefka porta qualcuno. Il giuramento di Ippocrate. No. E qui invece ci sono degli scheletri dentro i vasi. Cioè, Ma io più degli se scheletri, io mi questa. preoccupo che quella si mangia le Se questa scompare, bisogna farsi delle domande. E provare a reagire in maniera diversa. Sono veramente intrigato da questa cosa. Perché in realtà, distinto, potresti pensare che questo è un posto veramente sicuro rispetto a Josefka che un po' puzza. Poi però rompi i vasi. Ah. Dettaglini. Stupendi. Oppure ancora più al Oh, contrario, mamma cioè mia, che. che penso sempre che faccia un incantesimo. Ancora più al contrario, cioè che qua ti mettono un mostro orribile, bruttissimo, e ti fanno pensare Sì. che è E una cosa brutta e cattiva, e poi invece magari. poi invece magari. Tra l'altro,
Un altro argomento che leggo spesso nei commenti e che voglio mettere in sovraimpressione, no? Qui, su schermo, lo vedrete, è che tutti mi rammentano di controllare la mano che fa il riposte. Perché ecco perché lo fa con le mani, guarda che succede. Eravamo nudi in uno scorso episodio, ho voluto vederlo frame by frame, mi sembra che la mano sia assolutamente normale. Se qualcosa sembra bestiale, è lo shader del sangue che era sporca, quindi potrebbe sembrare qualcosa di diverso. Comunque no? È molto arcuata, come sì, se avesse gli artigli. Il suo movimento è bestiale, ma non la sua fisicità. Ma qui ci sono tre vie. Noi siamo usciti da qui. Sì. Là c'è quella porta incredibile. Ah, quanto vorrei che uno di questi fosse un piccolo cieco per alleggerirci la posizione. Ah. Wow. Wow. Ok. Dico niente, giusto. Guarda che roba. Senti i rumori. Sì. Ci sono. C'è una leva. Questa immagino che. Possibile che. La bassa per non farlo. Per non farti inseguire? Sì. Il che ti fa sospettare che sia quella cosa forte. Sia molto cattiva. Mi conosci. Uffio. Guarda. Sì, è strano. Chiaramente, sì, questo è il cosino per l'incenso. Quello. Oh, santo cielo. È uno di loro! Sì. Che gli so- è molto più grande. Ok. È questo che trasmette Bloodborne. Paura, costante paura. Qualcosa mi dice che. Oh! Su che sei grosso. Wow! Sì. Allora, si potrà fare un parry a una creatura così grande? Mm. Ah! Cielo! Sì. No! No! Non si può parriare. Ok, questo allora. Ti sta dicendo vammi dietro, va. Stupendo. Oh! Okay, ok. Quello ti sta urlando, vammi dietro. Non so com'è che non ti ha preso, ma va bellissimo! Allora, dobbiamo dobbiamo provare ad affrontarlo in maniera molto aggressiva. Allora. Io mi sono fatta il flash che gli chiudi il cancello addosso e viene ferito, ma non credo. Sarebbe molto divertente. Sì, però. Ma non penso. Proviamo a vedere se il fuoco lo danneggia. E quanto. Poco e male. Quindi la mia idea di prendere il lanciafiamme è stata appena bocciata. Però è lo scudo di legno. No. È così lento, così minaccioso. Attacchi caricati, forza. Oh, lo sai che quello è un riposto che abbiamo sì, perso. Perché pensavo di avergli fatto un attacco caricato alle spalle. Forse no. Forse l'abbiamo stordito in maniera sì. diversa e dovevo farlo sul viso. Sì, 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 certo, del davanti. No. Sì, sì, no, no, piano piano. Sangue freddo. Ha dei recuperi molto lenti. Oh my. È come tutte le creature questo gigantesche infatti. Scompare. Fiala di sangue. È una creatura normale, tra l'altro. Sì, infatti, mi domando. La quale. Ma quello con l'armatura respawna? Quello grosso in armatura. Ah sì, quello che dava. Forse non siamo più passati di là. Sarebbe da verificare. Questo respawnerà. Una sorta di mini boss magari alla Dark Souls. Mm-hmm. Potrebbe essere. Forse si invertiranno magari. Solo un emblema speciale apre il cancello principale. Tra l'altro che ha. Sembra una bilancia, ma non lo è. Sono due persone davanti a un altare. Sì. Quella creatura. In realtà è molto lenta, ha dei recuperi di attacco veramente titanici, tanto che il problema, questa chiusura mi è molto realistica, ma di gameplay. Wow. Guarda quegli alberi. È la luna, no? È il sole. No, è il
cazzo sia il sole? È il sole con... È il sole con delle nuvole davanti. È grosso quanto la luna, però... È il sole. ti ha visto? Ma ciao! C'ha perché... una statua in mano. Sì. Sì. Usa una statua come arma. Ehi, 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 ehi. Ehi, bella! Bella! No, devi attaccarlo! Già. Già. È che non voglio fare sempre tutto coi perri. Voglio essere un po' più... Così. Ci casco sempre. Oh. Sì. Oh. Sì, hanno questa finestra un po'... Ma salve! Ok, devo essere... Sto prendendo col corvo. Con il corvo in AVOC, che vibra tutto. Ok, bisogna semplicemente essere... Io tendo a godermela come se fosse una passeggiata nel bosco e dire adesso mi godo il combattimento ed esploriamo ancora. No, bisogna un attimino stringere ed essere aggressivi e cercare proprio di picchiar duro piuttosto che godersela. Wow. Eravamo al bordo di un belvedere, praticamente. Però perlomeno ci evitiamo un doppio teletrasporto. Io sono molto curioso e ansioso di vedere se quella creatura torna. Cominceremo a tagliarli, ragazzi. Dai prossimi episodi, quando non si parla, si taglia, perché sono pesanti. Inutilmente pesanti. Abbiamo ancora 12 punti intuizione. La morte non ci ha causato nessun tipo di downgrade dell'abilità. Adesso lui li facciamo così. Eccolo. Ops. Vai, vai. Sì, 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 sì. E sono esattamente loro. Assolutamente. E droppano proiettili, il che mi interessa molto. Abbiamo una notevole deficienza di proiettili adesso. Oi! Ehi, ehi. Ok. Ok, non hanno un drop fisso di proiettili, però. Allora, era qui. Non se... Ah, respawna. Respawna è come? Mamma mia! Non l'avevo visto! Tra l'altro è vestito... Come se avesse una pistola... Oltre che una campanella al collo. Vabbè, anche quelli avevano una campanella. Questo è un... Però gli altri avevano... Ai, ai. Dovrei reagire e attaccarlo. Non curarmi come i vigliacchi. Come abbiamo fatto a stordirlo prima? Probabilmente col colpo vengato. Già. Ok. Abbiamo avuto modo di anche capire una cosa in più del gameplay. Ossia le finestre di fotogrammi di danno dell'arma. Ok, l'impatto ci danneggiava, ma quando ci siamo rollati attraverso e eravamo ancora dentro l'arma, per fortuna il danno era stato disattivato. Questa è una cosa di cui poter tener conto per fare qualche strategia figa. Ok. Quindi, va bene, si tratta solo di combattere seriamente, perché queste non sono creature pericolose. Sì, non qui c'è parlo. Il corvo. Ti ha visto? Sì, 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 mi ha visto. Ma questi, con questa arma, che spero anche di cambiare presto, non sono troppo tosti, perché basta far così. Ah, però questo è un po' più duro. Altrimenti l'avremmo quasi shottato. Probabilmente, quelli con la... Seria, sì. La statua sono più forti. Povero. Oh! Accidenti! Sei arrabbiato. Su! Se avessi 20 proiettili gli avrei sparato. Il boss finale sarà chiaramente la statua. Allora. Ah, colpiscono. Vedi? Anche da terra. Oh, creature... ma guardalo! Ma guardalo! Bello lui. Tostarello. Che bello che è il suono quando li schiacci, tra l'altro. Ok.
mai dimenticarsi che stiamo viaggiando in luoghi che non conosciamo. Viene una gran voglia di proseguire in fretta perché è bello combattere. Sì, è bello combattere anche senza target. Devo dire la verità che è veramente fluido. Però la voglia di combattere non deve spingerci dove non abbiamo visto. Bene. Sì, questo è strano. È successo qualcosa? Sì, altro che. Giustamente, epoca gotico-vittoriana, no? Monocolo. Oh, ma è dai. Su. Aspetta, mi sto emozionando. Non è un accessorio per cacciatori, ma soltanto un pezzo d'antiquariato da utilizzare a seconda delle necessità. Potevano metterci una battuta qui, tanto lo sappiamo che sarà il nostro migliore amico. Bello, tra l'altro. Qui si vede proprio che è un disegno, c'è proprio la pennellata nella lente. Sì. Ora dimmi che posso zoomare a livello stratosferico. Ho appena sbagliato, ok. Ah, zoomi così poco, amico? Dimmi che c'è un controllo. Ok, ora dovrò provare i tasti e succederanno cose brutte. Mi allontano un po'. Ah, puoi tenerlo mentre combatti, ok. Sì. Tra l'altro il mirino forse permetterà di sparare con armi, non chiaramente la pistola, perché ha il raggio di uno sputo. Ma permette di... Ok, non ci sono modi, mi sembra, senza premere tasti sicuramente colpevoli di fare danni. Però zoom e non poco. Così potremo criticare le texture. Allora, io lo so. No. Devo farlo per il bene della lore. Ok. qui sta, eh? Giustamente. Allora. Per un attimo ci ho creduto. Guarda il cadavere. Esatto. Se lo faccio, come lo faccio? Sì, questo cadavere tra l'altro è appunto umano. Le sue cose probabilmente. Ok. Volendo essere appunto legati agli indizi che abbiamo trovato, qui non si può bussare. Perfetto. Tra l'altro chiunque viva qui penso che... Ok, classico. Insormontabile. È un effetto, sì, ah sì, vabbè. Cecità perenne. Vedo. Ma qui non ci siamo stati, a questo è il punto. Il fatto è che c'è così tanto da fare. Panchino. Guardare panchino. Stemmi cavallereschi di, no, di clan, di famiglie. Una punturina me la farei. Guarda, un altro di loro, ma l'arma è diversa. Sembra anche brutta. Sembra vestito come il cavaliere di Kate. È vero. E infatti l'impressione è simile, sì. Silenzioso, passivo, ma secondo me se mi vede... Io una punturina me la farei. Cos'è? È bellissimo! Ah, è un ratto con dei teschi. È svanito? Sì. L'ho visto anch'io, non sei pazzo. Ok. Provo a fare un R1 normale. Non credo che saranno riposte, però. No, non è un NPC, vero? Credo che abbia la forza di muoversi da questa cosa. Puoi targettare. Oh, dove... Santo cielo! Sì, lo puoi targettare, ok. Ok, lo puoi targettare, va bene. Wow! Che paura! Che spavento mi son preso. Perché ero convinto che sarebbe arrivato l'attacco finale. È un moveset tipico dei giochi action, no? Pam 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 bah! Ma non che fosse così a raggio esteso. Oh. No. No, il suono non c'è stato. Però uno. Oh, perché vedi, tiene la catena nella mano. Sì. Cioè può stenderla. Uh.
devo essere molto più veloce. Ok. Vai, vai, vai. Ma è possibile che l'hai colpito proprio in testa? Può darsi. Guarda che bello fare combo trasformando l'arma. Un frammento di pietra del sangue 5, immagino. Ah no, forse no. C'era la parentesi in quel caso. Ah no, il frammento di pietra del sangue sono materiali per il crafting. Sì. Gaff, mia. Mia ma quella cosa? Quella cosa? Tra l'altro sei offline. Più... Siamo offline, quindi sì, non può essere un'interazione che non conosciamo. Abbiamo 6.000 echi del sangue. Questo sapete cosa significa? Che noi non li spenderemo. Voglio assolutamente accumularne 10.000. Stiamo attenti a non perderci di vista dettagli, strade, segreti. Va goduta fino in fondo. Ok, qui si scende. Huh. Mura invisibili. Chissà se ci sono in Bloodborne. Ah. Queste sono come le urne sì. funerarie. Mm-hmm. No. Appunto, anche qui piene di ossa. Tra l'altro qui è più facile trovare le ossa, quindi più di aspetta, ma non è che è anche là. Mm-hmm, sì. Oh! Occhio, eh. Qualche vero? Terribile trappola, orribile. Assassina. Ah. Prima. Gemma del sangue della tempra. Credo che siano appunto gemme, cristalli di sangue che, che portano ad avere possibilità di aumentare qualcosa nelle armi, giusto? In questo caso. Gemme del sangue, sì. Mm-hmm. Ma guarda, sono vere e proprie caratteristiche numeriche precise. Potenza, attacco, impatto 1,3%. Recupero continuo PV. Rigenerazione. Ecco perché le armature non sono potenziabili. Perché ci sono abilità passive anche di cura e difesa nelle armi. E direi che ancora... Pensaci. Non abbiamo ancora potenziato nessun equipaggiamento. Stiamo avanzando con armi più zero. È una cosa che ti riuscirebbe molto difficile in Dark Souls, anche come mentalità. Sì. Qui invece, anche se effettivamente abbiamo notato bene che i danni che facciamo sono molto bassi, prosegui, ti viene voglia di non fermarti, perché comunque i tuoi risultati possono essere più che soddisfacenti, basta stare attenti. Voglio vedere se per caso possiamo raggiungere... Tramite. Forse non voglio essere sciocco, ma. Ma lo proverò ad essere. Forse. No, vero? No, ok. Qui abbiamo chiuso, scale. Magari lì vai se. Quando apri la porta. Esatto. Però non ti dice né chiusa a chiave né chiusa dall'altro lato. Non si apre. Al punto che forse è qualcuno che l'aprirà per noi. E qui abbiamo il vicolo cieco della casa. Ok. Per esempio, se volessimo farmare anime, no? Bisognerebbe tornare indietro più volte, eccetera. Qui davanti c'è il cancello principale. Sì. Siamo paralizzati. Ok. L'unica cosa assente sono le due strade qui, verso quella porta che rifrange la luce e la parte bassa. Per ora una cosa di cui Bloodborne, che io nonostante mi guardo intorno continuamente, quindi con un sguardo distolto riesco a notare un problema grafico, è che continuamente texture cambiano e lampeggiano.
proprio appaiono statue, pop-up molto violento. Questa è una cosa che è correggibile, però... Per esempio, parliamoci chiaro, questa è una strada o... No, è un orizzonte. Cioè, è una cosa bellissima da vedere, ma non possiamo raggiungerla. Possiamo invece... Aspetta un po'. Abbiamo... No, esatto, questa è la parte bassa. Lo sapete che dovrei chiudere l'episodio, ma non si può. Non si può. Abbiamo ancora un po' di voglia di esagerare, perché qui si tratta di tirare il tempo al limite. Noi prima eravamo a vedere quell'orizzonte da un'altra prospettiva. C'è molto silenzio. Sì. E siamo sempre perseguitati da questi gargoyle, grifoni, statue, demonietti, scimmie, no? Oh, questi sono abitanti di Yharnam, quelli che abbiamo incontrato. Oh, ecco! Infatti, siamo arrivati. Giustamente, la prospettiva è giusta, perché la distanza, sì, è quello. Non ci ho pensato facendo queste scale. Wow. Ecco. Loro non battono ciglio, comunque. Non c'è una proprio a grado, infatti. Sì. Proprio nonchalance. Guarda, un piccolo falò allestito. Mi dispiace un po', cioè. Ehi, io stavo a fare hey, bella mossa di trasformazione. Insisti quando stanno morendo. Sì, tra l'altro hai visto, ho provato a fare una mossa di trasformazione e lui me l'ha interrotta con la fiaccola. Sciocchino. Away. Wow. Mi lasci guardare con il mio binocolo. Il mio monocolo. È un'arma da fuoco, eh? Accidente. Qui entra proprio in... Ma qui... roba. Touch and drop. Oh. Rugiada di sangue freddo. Non è che per caso dentro quella cattedrale apparirà una nebbia? Quattro molotov. Potrebbero non significare nulla. Ma ogni volta che vedo un arco... Sì. A me gli archi mi preoccupano ormai. Però... Aia. Oddio. Ok. Però... Proprio... Se non zoomi... Se non zoomi, wow. Però l'impatto è bello, ma... la risoluzione non molto. Beh. Non posso. Ragazzi, abbiamo due strade... E qui, neanche nei trailer, cioè, qui è veramente qualcosa di completamente ignoto. Qui siamo nel clou della Blind Run. Voglio solo qualcosa su cui speculare. E dopo oggi con Josefka, capisco che potremmo anche riceverla. Alla prossima.